Signor Presidente, Commissaria, relatore, la domanda chiave di questo dibattito è che cosa significa essere oggi cittadini attivi? Significa forse voltare le spalle ai bambini, alle donne, agli anziani che fuggono dalla guerra in Ucraina? No. Significa sprecare le risorse del nostro pianeta? No. Significa promuovere il referendum contro le minoranze come la comunità LGBT o non tutelare i soggetti più deboli della nostra società come disabili? Assolutamente no. Presidente, da quando il Movimento 5 Stelle è nato nel 2009 ha sempre puntato ad una politica del sì. Siamo una comunità di cittadini che nasce dalla garanzia di valori, quali quelli alla cittadinanza attiva, che sono quelli della partecipazione, della democrazia diretta, della pace e della difesa dei diritti umani. Noi non tradiremo mai questi valori e ci piacerebbe che anche l'Unione Europea lo facesse, investendo di più nelle prime agenzie educative, famiglia e scuola. Oggi più che mai è importante rafforzare nella nostra società il rispetto della dignità umana, della giustizia sociale e della diversità culturale. Facciamolo per i nostri figli, facciamolo adesso. Grazie.